saluto amici di Lampune, siamo qui con Steph Barnes, chitarrista di fama internazionale, nonché chitarrista di Vasco da quasi 15 anni. Steph, inizierei a parlare della tua carriera solista, visto che sei riuscito a presentare un DVD. Ci vuoi parlare di questa uscita del DVD che stai presentando stasera? Allora, il DVD abbiamo fatto quest'anno al Lapsus a Torino, con il mio gruppo. C'è tutti i pezzi di mio primi due dischi. E cosa c'è altro da dire? Abbiamo suonato abbastanza bene, e filmato abbastanza bene, è molto divertente. C'è anche lì un po' di cose tipo un backstage, you know, special features con le cose che speriamo che sono simpatici. E poi c'è anche il Space Time video, Begin video, intervista e basta. Manca un'altra cosa, però è così, e poi uscirà domani. E quindi solo in una sola location, solo a Torino, è stato registrato tutto a Torino? Sì, tutto c'è, però c'era anche un pezzo, che è un bonus pezzo che abbiamo fatto a M&M Vicenza, è un pezzo che si chiama, del mio ultimo disco, si chiama In Your Room. L'ultimo disco è appunto è uscito ormai da un anno e mezzo, sì. Però è andato molto bene, in Italia sono intervenuto qualche volta, il pubblico italiano è... siamo contenti perché abbiamo fatto tanto lavoro e hanno piaciuto Begin molto, il primo singolo, anche Space Time, il secondo singolo, siamo contenti perché siamo molto contenti andiamo a venire qui a lavorare in Italia, perché meno male che non è Russia, non offeso di Russia, però è più freddo, e questo io così freddo, però non troppo freddo. Allora se ho conosciuto di Elvis Presley di Siberia e non sono molto contento. Quindi freddo solo il pubblico dici o freddo no, in solo, generale? Solo il tempo, solo il tempo. Tempo. Non lo so perché mai sono nato alla Russia. Ah, ok. Può essere anche, gente, però non so, però qui è contrario di freddo, sono sì, più caldo, sì. Più caldo. Mamma mia, hai visto? Poi sei andato anche negli States quest'estate, hai portato poi il tour... Sì, ho Huey Lewis in estate, abbiamo fatto solo un concerto con Peppino D'Agostino l'altra sì. Sera, a Benicia è andato molto bene con sassofonista Mark Russo e violinista esatto. Carlos Reyes, è molto bene, siamo divertiti. Grazie. Sto sempre provando, anche con la scopa. Questo è importante. E adesso quindi stai approfittando del fatto dello stop del tour di Vasco per tornare a suonare un po' con tutti i pezzi. Sì. Adesso nel dicembre c'è niente a fare, allora perfetto, è il tempo per fare quello DVD e questo tour. E poi cominciamo ancora di nuovo con Vasco a febbraio. A Milano. Sì. La tua carriera può essere praticamente divisa in due, prima e dopo Vasco. Cosa ricordi e cosa ti manca? Se ti manca qualcosa della tua parte di carriera prima dell'incontro con Vasco? Non tanto, certe cose, per esempio, quando torno a suonare, per esempio, i miei amici di YNT, YNT, I'm always like, wow, it's like so beautiful to play these hard rock songs with my friends like this, you know, and a bel ricordo. Sai che volevo fare anche con Pablo Cruz, con Alice Cooper, perché qualcosa che è mancato è suonare quei pezzi e anche loro siamo divertenti. Il tuo rapporto con Alice Cooper com'è? Benissimo, una persona deliziosa si dice. Abbiamo giocato tanto poker e lui vince sempre. Cazzo. Sono molto scontento di questo, però io mi piace giocare e poi anche
quando ho iniziato con Vasco, in estate è tutto pieno di concerti, non posso suonare con Alice Cooper di più, allora ero triste per questo, però allo stesso momento contentissimo a aprire questo mondo di questa Italia. È una scelta di vita, una scelta di vita vera e propria. Ma tu comunque risiedi in Italia oppure quando non suoni con Vasco abiti, torni negli Stati? Sì, abito proprio Peniche, California, vicino a San Francisco. Ah, ok, quindi comunque... Non Los Angeles, dicono, ehi Steph, come va a Los Angeles? Non sono di Los Angeles. Los Angeles! San Francisco! Solo perché in baseball, ok? Allora, San Francisco Giants, Los Angeles Dodgers, di merda. San Francisco Giants, il top. Non vincono sempre, però la mia squadra. L'incontro con Vasco, come è nato? Come è nato il tuo... È nato a Los Angeles, dove vado solo per lavoro. Allora siamo conosciuti lì, lui non l'ho conosciuto, però produttore e fonico eccetera, abbiamo registrato Occhi Blu e gli Spari Sopra, dell'usa di Spari Sopra, 93 era questo. Sì, perché il pubblico italiano ti conosce da successivamente, però tu già hai lavorato con due per gli Spari Sopra, poi sei arrivato per Dal vivo il primo è stato 95 sotto la sedia, sì. Però tu era già due anni praticamente che lavoravi con Vasco. Sì, però solo quel disco, allora non l'ho sentito. Poi abbiamo fatto un altro lavoro allo studio per Nessun Pericolo per Te. Però sai che è una cosa bella, quando sono arrivato a Bologna a fare le prove per Rock Sotto la Sedia, non ho capito bene chi è Vasco, ho visto solo copertina, era piccolo, allora non ho visto la faccia ancora. Allora sono stato lì, e c'è uno lì che, oh, ciao a tutti, ciao, non mi ricordo il nome, tutti i nomi italiani, ho capito solo ciao o cappuccino e spaghetti, basta. Allora ho detto, ah, ciao, allora Andrea, Alberto, Metanata, Maurizio, tutti questi nomi, allora non ho... Allora, lui che canta, tutta la prova, tutti i pezzi, allora, dopo due pezzi, ok, lui deve essere Vasco. Allora, alla fine ho realizzato che lui era Cucchia, non era Vasco, ok. Allora, ok, non era Vasco, allora, abbiamo continuato, e un altro che è arrivato lui che, ho sentito tutti che hanno detto, ciao Vasco, ah, ecco Vasco, invece lui era Pasquo. L'amico del batterista e bassista, non è, però finalmente quando è arrivato Vasco si vede chi è Vasco subito, ah ok, sono stupido allora, però è divertente. Beh, ormai ti sentiamo cantare anche al Bacchiara durante i concerti, quindi sei... Sì, non tutte le parole, però così no, spiri piano per far rumore, le sole, così no. E sempre cambia, sei fresco come l'alba, sei cara come l'aria, io non so. Però vabbè, alla fine di questo tour... Devo capire le parole bene, meglio, devo. Un'ultima domanda, preferisci suonare negli stadi, quindi come hai fatto finora con Vasco, oppure la dimensione dei palazzetti? Ma tutto e due, sai, tutte le cose diverse. A me piace suonare nel club con il mio gruppo quando siamo sudato e suonando e poi anche improvvisando così, con il pubblico proprio qui. E poi con stadio è una cosa meravigliosa, sì, grandi spazio così. E il palasport anche bello perché è buio, è la gente più vicino, è solo così, è tipo una... So, tutto bene. Le cose che non mi piace, però faccio, quando suono con le class, nella scuola del mio figlio, quando aveva 5 anni, così sentivo male, solo perché ero nervoso. Devo cantare e suonare la chitarra, tutto sudato perché nervoso, però sto meglio quando c'è un cantante tipo Vasco, Alice Cooper, conosco il mio lavoro. Quindi tu preferisci suonare. Invece di fare... She'll be coming around the mountain when she comes. She'll be coming around. Così non sento molto bene, hai visto? Perfetto. Ok. Grazie mille. E grazie a voi. Grazie a Seth Barnes. Saluto. Ciao. A presto. Alla prossima.